Buongiorno amici, mi sono appena svegliata. Oggi è una giornata abbastanza speciale. Dovrò fare tipo un'ora e mezza di metro, però ne varrà la pena. Già sapete chi sta arrivando dal titolo e tutto, quindi sì, sto andando a prendere Edo. Vi faccio vedere un po' la Corea. Purtroppo resta pochi giorni, quindi non abbiamo tanto tempo. Intanto prendo collagene, glutanone, vitamina C ed altre vitamine, perché raga, ve lo giuro che mi sento davvero debolissima e devo essere forte questi giorni, devo fare da guida. Lui arriva alle 4 e mezza, a parte che mi ha scritto mi puoi venire a prendere con un cartellone, ma io dovevo prendere un cartellone con su scritto Sespo, quindi nessun cartellone. E il piano di oggi è, siccome arriva abbastanza tardi, alle 4 e mezza, prima cosa andiamo in albergo a posare le cose, si dà una rinfrescata, poi lo porto a Myeongdong, gli faccio provare un po' di street food, poi lo porto a Honde, voglio farlo andare al karaoke e se riusciamo anche Pocha. C'è tanto da fare, let's go, mi preparo. Sono pronta, sono quasi in ritardo, devo correre perché devo ancora ricaricare la timone, quindi devo prelevare i soldi, ricaricare la tessera e andare. Devo sbrigarmi tantissimo, questo è il make-up che ho fatto oggi. Sono arrivata in aeroporto, io ho preso un dolcetto, un banana milk perché avrò fame e io mi sono presa un matcha. Intanto che lo aspetto, è appena arrivato, Rod sta facendo i controlli e tutto, io vado a prendere la Timoney per la metro che servirà questi giorni. In realtà non servirà molto perché abbiamo gli spostamenti con il team di Calvin Klein, però io per sicurezza la prendo e magari gli prendo anche una sim. Che brava che sono, mamma mia. Allora, siccome lui resta solo 3 giorni, io ho preso questa sim che appunto dura 3 giorni e questa è la Timoney per prendere i mezzi che va ricaricata con i soldi contanti. Appena si arriva c'è il GS25 che è un convenience store qui che vende sia la sim che la Timoney. Questa l'ho pagata 17.000 won e questa 5.000 won, quindi in totale 15 euro. Siamo Eccolo, è arrivati. arrivato Ho con il suo pacchetto. Ti ho portato qua dentro alla metà valigia solo i tuoi vestiti. Perché anche la valigia è mia, quindi giusto così. Me l'hanno rotta a Miami, la mia. E dentro ci stanno trofie, pesto, Ringo. Adesso andiamo in albergo, che tra l'altro è un albergo vicino a casa mia. E poi stasera faccio fare un piccolo tour. Sì, vai, prima reaction al banana milk. Questo è tipo la mia Vabbè. bevanda prefe. Banana e milk. Latte alla banana. Molto buona. Tipo latte di soia, solo invece di soia c'è la banana. No, è latte e Ma quindi è banana. latte, Sì, quindi sì. tipo io che sono intollerante al Non sono lattosio. intollerante al lattosio, smettila. Ti conosco Siamo da tutti 2 cioè. intolleranti al Sì, lattosio. vabbè. Comunque Dopo c'è anche la quel versione vegana, ma non ce l'ho al supermercato. Sono tornata un attimo a casa, che Edo è in albergo, che per fortuna è molto vicino, che si sta facendo una doccia, che poi usciamo. E intanto qui mi è arrivato un paccone enorme da Calvin Klein. Adesso lo apriamo insieme, vediamo cosa c'è dentro. Jenny for Calvin Klein. Ora lo apriamo immediatamente. Sono troppo excited per questa collezione perché io amo Jenny, lo sapete, amo Calvin Klein, quindi apriamo. Slay. Quante cose. Wow. Ok, classico set intimo e anche così. Wow. Abbiamo il sopra della tuta. Questa sembra stracomoda. Abbiamo anche una tote bag. Fantastico. Siamo in metro. Sto provando a insegnare tipo ciao, grazie Edo. Kamsan Midan. No, Kamsan Kamsan Dida. Imnida. Kamsan Midan. Vabbè, sì, dai. Asayeho. Annyeonghaseyo. Adesso andiamo a Myeongdong. 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 Myeongdong, ho capito, Enzo Dong. Ce la faccio più già. A Myeongdong siamo arrivati un po' tardi, stanno chiudendo già le cose, però sta provando un po' di street food. Tipo questo come si fa a mangiare? Così? Sì, così. Sì. Attento a non ciecarti col coso, però sì. Japchae? Ti piacciono? Sì, sono molli. Non ti piacciono? Numero uno, il Il primo. dolcetto? Buono. Stavo insultando. È tipo gli spaghetti scotti, capito? Sì. Cioè, non voglio insultare, però a me No, a me ad piace. esempio questi piacciono molto. Adesso photobooth time. Io ho scelto questa fragolina. Pikachu?
Poi dopo andiamo a incontrare Ilaria, Jen e gli altri al Cocha. Foto time, let's go. Siamo a Hongdae. Prime impressioni sulla Corea? No, è fighissima. Poi è molto... tutto instagrammabile, cioè guarda è figo, tutte luci, tutte cose fighe. Ogni volta che giri l'angolo vedi per terra, cioè guarda pure per terra la strada. Cioè fa ridere, però è tutta colorata, mi piace. Io non so se riprendere te o me perché sono bassa. Adesso andiamo a un coach. Slay! Non ci fermiamo tanto perché è stanco e domani mattina dobbiamo svegliarci anche presto, quindi salutiamo. Devo. Sì, io alle 11 per me è presto, ok? Perché vado alle 4. E nulla, non credo che riprenderò lì dentro perché c'è tanta musica, quindi ci vediamo dopo o domani mattina. Buongiorno, questa mattina sono a Seongsu e stiamo scoprendo la nuova collezione di Calvin Klein per Jenny. Ora vi faccio vedere qualcosina e stasera ci sarà un evento, poi vi porterò con me. Eccola. Guardate che bello, tra l'altro, come è decorato il tutto. Allora, sono le 5, mi sto preparando perché stasera c'è l'evento di lancio della capsule collection, appunto, di Calvin Klein per Jenny. E cosa di cui sono super excited, che non ho potuto dire a nessuno finora, all'evento ci sarà anche Jenny, oddio! Però ovviamente lei sarà lì per tipo 10 minuti per salutare così. E basta. Sarà molto interessante, il mio primo evento influencer qui in Corea. E non so come funzioni, cioè non conosco nessun influencer coreano sinceramente, quindi non so neanche che aspettarmi. Comunque mi chiedete sempre il tutorial di questo makeup, che in realtà raga è facilissimo. Quindi uno di questi giorni ve lo faccio, sia sull'altro social che qui. Riesco di prepararmi, ci vediamo dopo, bye! Allora, stiamo per tornare. Raga, allora, io sono arrivata qui pensando ci fosse Jenny. Ok, c'era Jenny ovviamente. Raga, c'era JK. C'era JK. Allora, vi dico la storia originale. Calcola che JK no, passa. Basta, io, aspetta, io faccio... Raga, dovete sapere che dopo purtroppo dice un sacco di bugie. JK, aspetta, JK dice: oh mio Dio, ma chi è quella bellissima lì che ti sta vicino? E io faccio: parlava di me, ma chi? Rosalba, ma io ti ho visto su TikTok. Questo è quello che ha detto JK. E ha detto: ma vuoi venire? Andiamo a cena fuori. E lei ha detto: non posso perché sto qui per lavoro, che devo aspettare Jenny. Questa è la storia vera. Vabbè, raga, c'era JK. È passato, ho fatto un ragazzo col codino, lo conosco. E JK! Vabbè, era lui. Assurdo stare nel suo stesso evento. C'era anche Jenny, ovviamente, solo che non l'abbiamo vista molto. Non l'abbiamo vista per niente. Ah, l'ha vista di sfuggita. Perché l'abbiamo vista di sfuggita? Perché era, cioè, circondata da persone. Lui domani parte. In realtà è venuto in Corea solo per portarmi la pasta e il pesto. Infatti ce l'ha ancora in hotel. Dopo l'andiamo a prendere. Parmigiano. Avete presente la gioia, la felicità? Eccola la gioia, la felicità! Raga, il parmigiano reggiano! Impossibile da trovare. Il Vuna! Il tonno vegano, raga, io non ci posso credere, ve lo giuro. Sono troppo felice, poi... Vai, dammi. Gimmi. Il pesto! Yeah. Troppo felice. Doppio pesto. Grazie mille, signore. Grazie. Ciao. Volevo portare Edo a cena fuori coreano, solo che abbiamo finito tardi. Quindi era tutto chiuso, quindi sono andata in un convenience store, ho preso un po' di ramen, un po' di tteokbokki, roba al volo per fargliele provare e mangeremo questo. Poi dopo diciamo ciao e chissà quando ci rivedremo. Quindi buon appetito, ravioli, tteokbokki, una specie di noodles al pesto, non fate domande, vogliamo provare le cose italiane fatte male. E questo è un gimbap. Quindi buon appetito. Buon appe. Yeah.